Presentato a Palazzo Lascaris il volume Una protagonista del Rinascimento, Margherita Paleologo, duchessa di Mantova e Monferrato, edito dal Circolo Culturale Marchesi del Monferrato e curato da Roberto Maestri. Per parlare della riscoperta di questa nobil donna al centro di importanti vicende politiche sul finire del Rinascimento, sono intervenuti con il curatore Blythe Alice Raviola, Università di Madrid, Alessandro Bianchi, Università di Milano, Walter Aberstumpf, Università di Torino e Massimo Carcione, Università di Grenoble. Professore, chi era veramente Margherita Paleologo? Ma Margherita Paleologo è un personaggio che dal lontano Monferrato, per una serie di circostanze favorevoli e decisamente occasionali, si trova a diventare la prima donna del Rinascimento a governare uno Stato. Con lei inizia un legame tra il Monferrato e il Ducato di Mantova che si protrarrà per ben 172 anni, quindi non è un'azione puramente episodica. Margherita è una persona che non era nata per governare. Una serie di circostanze abbastanza complicate dal punto di vista anche storiografico la portano a questa unione con Federico II Gonzaga. Si troverà a governare Mantova e Monferrato per circa 26 anni, in quanto rimane vedova a soli 40 anni.